Buongiorno. Allora, al solito non è mai mattina, ma è ora di pranzo. Oggi sono in condizioni veramente abbastanza pietose. Sono tipo quasi struccata, capello sporco, raccolto, lo devo lavare. Ma oggi è una giornatina un po' così, vado un po' di fretta, sono un po' stanca. Oggi pomeriggio poi dobbiamo andare dall'addestratore. Insomma, quindi ho abbastanza cose da fare. E nulla. Oggi sarebbe il Vlogmas dei 12. Però oggi sarà poco natalizio rispetto a quelli precedenti. Verrete da me con me dalla destratrice con Nisi. Devo chiedere una cosa a mamma. E se andiamo in un posto prima, ora mi ammazza. E nulla, cose un po' così. Perché ci sono anche queste cose nella mia vita giornaliera. E comunque, una ragazza mi ha chiesto quando studi mai il pomeriggio. È stata una casualità che quei pomeriggi o non mi facevo vedere che io studiassi. O che stavo studiando, che tempo verbale ho usato, oppure erano dei giorni un po' così in cui io mi riposo, in cui non ho tanto da studiare. Vado a mangiare, oddio, vado a mangiare perché mi deve chiamare una persona, quindi sto un po' di fretta. E poi voglio troppo provare questo coso che mi è arrivato stamattina da un sito e vi dovrò recensire e vedere se funziona. Va bene, ciao ragazze, a dopo. Ciao a tutte! Allora, sono passate un po' di ore dal pranzo e noi siamo pronte e stiamo andando da fare aggiriti. E nulla, prima passiamo un attimo all'OVS perché in questi giorni, visto che ho acquistato qualcosa un paio di giorni fa, ho il 30% e sto Di che? cercando. Dal 30% di che? Di sconto? Non lo Vabbè, dici. dai, lo capiscono. Ho il 30% di sconto su quello che acquisto fino ad oggi e ho visto un paio di giorni fa, quando siamo andate io e mamma, all'OVS quello a Barberini, un paio di jeans a zampa che costavano pochissimo, perché i jeans di solito che trovo a zampa costano sempre un sacco. Per esempio quelli di H&M costano 40 euro, però non c'è mai la medaglia. Oppure, altra opzione sono quelli di Brandy o Subdued, mi sa Brandy, era Brandy? Era Brandy, che però costavano sempre tanto e quindi visto che lì l'ho trovati a 20 euro e con la percentuale di sconto costerebbero tipo 14, allora andiamo a dare un'occhiata visto che 14, il 30% di 20, 36, più o meno 14, è vero, 14, che è sì. pochissimo. E quindi niente, andiamo a dare un'occhiata per vedere se lì li trovo, però ieri anche sono andata a vedere a quello a Balduina, ma niente, di niente, quindi speriamo bene. E va bene, quindi siamo usciti un po' prima anche perché oggi c'è uno sciopero assurdo qui a Roma. E quindi ci aspettiamo di trovare un traffico assurdo come lo sciopero. E nulla, però di solito qua c'è molto più traffico di adesso. Forse perché un po' prima. Qualcuno se n'è stato a casa oggi? Dici, si sono rintanati. Visto che era sciopero, se ne sono stati a Probabile. casa Probabile. invece E niente, poi vi vorrei far vedere qualcosa di agiliti, ma mi sembra un po' strano, cioè con Anna non mi posso mettere lì a riprendere perché vabbè, poi le dovrei dire di tutto, eccetera, eccetera. E nulla, quindi va bene, ci aggiorniamo un po' più tardi. Ciao! Non c'è niente. Li ho trovati! Sono la taglia più piccola. Certo, è la taglia più È la piccola. taglia più piccola? Ok, poi ve li faccio vedere magari meglio a casa. Comunque li ho trovati. Sono stata fortunatissima perché era la taglia più piccola ed era l'ultima, cioè era la mia taglia ed era l'ultima rimasta. Mia taglia più o meno, vanno un po' stretti perché comunque le taglie di OVS sono leggermente grandi, secondo me. Cioè, sono quelle italiane, non sono. Se io riuscissi a fare questa cosa. Questa cosa non si potrebbe Si potrebbe fare, però. fare. Mamma mia! In Grazie. diretta le agghiaccianti parole di mamma. E comunque va bene, era la taglia più piccola e non è che mi stappa proprio benissimo, però mamma me la stringe, vero? Sì. Caro zio Natale, Va bene, caro andiamo, va, che zio sennò facciamo pure Natale, tardi. Ciao. Dopo vi faccio vedere anche le altre cose che ho preso. Tra le cose che ho preso anche questo qui, di
dell'erboristica, che è un'emulsione detergente viso, perché sono un attimo, ho approfittato perché c'è questo 30% e quindi l'ho presa, l'ho pagata tipo 4 euro, e, perché sono un attimo, sono rimasta un po', diciamo, fottuta, perché quando sono andata a Costco, aspettate che non mi ricordo mai qual è il cassetto, ecco, infatti è quello sotto, ho comprato questo e credevo fosse una... sapone per il viso, lavandomi la faccia stamattina ho scoperto che è una crema idratante, una cosa del genere. Devo leggere meglio, io sì, sono intelligentissima. Vedete un po' di prodotti qui dentro, che prima o poi vi dovrò, di cui prima o poi vi dovrò parlare, e poi vabbè ci sono di quei cosetti da viaggio e cose del genere. Questo è il mio nuovo Alex, ciao Alex, prima o poi ve ne parlo, ve lo giuro. Va bene, corro a farmi una Non vi ho detto la cosa più importante. Voi l'avete provato? Per caso sapete dirmi com'è? Oppure se è buono oppure no? Io ho solo paura che sia, essendo purificante, non so se si legge dal video, ho paura che sia un po' troppo aggressivo per l'inverno. Non che non abbia bisogno di cose un po' purificanti, perché in questo periodo sto mangiando un po' di schifezze, quindi ho il viso pieno di brufoli. Però ho paura di screpolarmi, cioè mia mamma mi sta urlando. Va bene, se l'avete provato fatemi sapere, o altrimenti fatemi sapere magari se ce n'è uno che vi piace particolarmente e non troppo costoso, che magari lo provo quando avrò finito questo. Vado a lavarmi. Vi volevo far vedere sì, libro d'inglese in giro. E vi volevo far vedere i jeans che sono riuscita a trovare, sono tipo troppo contenta. Sono bellissimi, sono il perfetto paio di jeans a zampa. Vi faccio vedere, veramente, cioè, anche se li trovate senza sconto, se state cercando dei jeans a zampa, secondo me valgono la pena. Questa luce è un po' complicato, comunque sono semplici, mi piacciono perché sono come piacciono a me, che non hanno le scoloriture, come si dice, no, cioè non hanno cambiamenti di colore, sono proprio pari, sono belli a zampa come piacciono a me. E io in realtà quest'anno vanno anche di moda, ma io sono sempre stata fissata con i jeans a zampa. Forse le tasche mi sarebbero piaciute leggermente più su. Se siete una taglia molto molto piccina, mi sta un po' larga come a me, però sono carini, sono carini. E poi niente, sono molto molto contenta. Poi mi sono appena arrivati questi prodotti da testare. Yuhu! Fatemi sapere se voi conoscete questa marca. Si chiama... questa qua, che fa tutti i prodotti bio, molto interessanti. Tipo questa cosa qui, mi interessa questa qua, sembra fichissima. Se volete recensioni fatemi sapere. Mentre oggi mi è arrivato questo vestito da un... Sì, lì c'è il panico ancora. Questo vestito da un sito che mi sembra sia Banggood. Veramente, cioè, non ho un perché. Ve lo cerco di farvelo vedere. Dovrebbe essere un tubino lungo praticamente. E ora non mi ricordo se era taglia unica o no, ma... cioè, mi è arrivata una M, io ci entro 15 volte, secondo me, qui dentro. E poi il tessuto è proprio misero. Vabbè, me lo devo provare, ma credo che non mi stia molto bene. Mi devo mettere lo smalto. Vi faccio vedere quello che penso che mi metterò. Sì, sono in pigiama struccata e con il mio metodo alternativo per i capelli mossi, spero funzioni. Questo qua, stasera metto questo qua, che ho appena acquistato. Io vi devo assolutamente parlare in qualche video serio di questi smalti qui, perché me ne sono follemente innamorata e secondo me per Natale sono tipo bellissimi, sono perfetti. Sono della... oddio, una ragazza mi aveva detto come si chiamava... basta, faccio figure proprio così a raffica. Ok, meglio non... comunque della nuova marca che trovate al Cuneo VS. Io ne giro molte e l'ho trovato soltanto a quella di Balduina per adesso, a Piazzella Balduina, e le altre non le ho trovate. Comunque questo qui vado a mettere, che è il 100 Precious, ma ho avuto fino a poco tempo fa questo altro sulle unghie, che è il 070 Pretty, che è troppo carino, però volevo cambiare, quindi mi sono presa queste. Costano 2,99 euro questi smaltini e sono troppo belli. Ho appena finito di cenare, scusate, vado a mettere a posto queste cosine e vado a mettermi lo smalto e ci vediamo più tardi.
Volevo in un qualche modo far rendere la bellezza di questo smalto. Ma non rende, ragazze. Vabbè, ve lo farò vedere meglio in qualche video. Con questa fotocamera non viene... Cioè, ok, è un po' tamarro. Io non sono una grande amante di brillantini durante l'anno, ma in questo periodo qui natalizio, cioè, fa troppo Natale, è perfetto. Poi non è così oro come lo vedete voi. Ora c'è la luce sparata gialla. In realtà è un oro un po' argentato, quindi è carino, è portabile. Sì, domani i miei compagni di classe mi diranno: ma cosa cacchio ti sei messa sulle unghie? E nada, va, andiamo. Sono molto molto contenta, mi piace molto il risultato. Ho finito una mano, vado a finire l'altra. E, si chiama Pizzvai, mi sono ricordata, potrebbe essere giusto questo nome? Comunque, andare a cercarli questi smaltini, perché secondo me per questo periodo... Ah. Va bene, fanciulle, mi sa che stasera io chiudo qua perché sono stanchissima e volevo montare il video e volevo anche mettermi a guardare un po' di televisione. In realtà mi voglio vedere un video, anche perché non ho... cioè un film, perché qui non, in camera non ho più la TV. Mi voglio vedere Elf, perché sa proprio di Natale e stasera ho voglia di Natale. E niente, a domani. Buonanotte, ragazze. Ciao, grazie di essere state con me anche.